Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Alcune parole in apertura di questo incontro, prima di entrare nel vivo dell'argomento. Intanto vi porto i saluti dell'assessore regionale all'ambiente Irene Priolo e del direttore di ARPAE Giuseppe Bortone. L'assessore Priolo, che oggi è impegnata in assemblea legislativa, farà il possibile per collegarsi con noi più tardi. Assieme ai colleghi assessori alla scuola, alla mobilità, alla salute, oltre che all'ambiente, ovviamente, sostiene infatti la linea di azione sulla mobilità sostenibile casa-scuola, che è parte integrante del nuovo piano della qualità dell'aria. Qualità dell'aria che, come sapete, è un nodo molto critico per tutta l'area padana. Nell'ultimo anno, nell'ambito del programma triennale di educazione alla sostenibilità, questo è il quarto ciclo di webinar che abbiamo sviluppato. I precedenti hanno riguardato l'Agenda 2030, la crisi climatica, la resilienza urbana, l'economia circolare e il plastic free. E come Agenzia per l'Ambiente e come Rete Regionale dell'Educazione alla Sostenibilità siamo molto soddisfatti della qualità dei contenuti e dell'ampia partecipazione che si è verificata. Aggiungo che la fruizione dei contenuti continua poiché pubblichiamo regolarmente le registrazioni sul canale YouTube, come si può vedere dalla sezione del nuovo sito web Educazione di ARPAE online da pochi giorni. E quindi stiamo accumulando un patrimonio cospicuo di competenze e di sperimentazioni. Il tema dell'incontro di oggi, la mobilità sostenibile casa-scuola, i pedibus, la progettazione partecipata dei percorsi sicuri, il ripensamento della fruizione degli spazi pubblici, eccetera, gli strumenti a supporto e le tante azioni intraprese negli ultimi 10 anni, rappresentano un modo di vivere la città che rispetta le persone e rispetta l'ambiente, che ha ora l'opportunità di consolidarsi nei territori come buone pratiche, non più episodiche, ma parte di un sistema integrato e sinergico. Entriamo quindi in argomento e per far questo cedo la parola alla collega del CTR Educazione, Stefania Bertolini e a Marco Pollastri del Centro Antartide per presentare il progetto e illustrare i relatori. Buona giornata a tutti, grazie. Buongiorno a tutti, sono Stefania Bertolini. Per chi non mi conosce, mi occupo da 30 anni di educazione ambientale alla sostenibilità e da una decina d'anni, insieme ai colleghi del centro tematico, coordino la rete regionale dei centri educativi sul territorio e i progetti di sistema che con loro e insieme ai comuni realizziamo ormai da tantissimi anni come effettiva rete territoriale. Dunque, il ciclo di incontri che vi presentiamo e che parte oggi nasce proprio per dare seguito e gambe a un documento che è quello delle proposte per la mobilità scolastica sostenibile post-Covid, che come avete ricevuto, avrete visto e sapete, abbiamo condiviso con i servizi regionali competenti che citava prima Paolo. E trovate sul nostro sito tranquillamente. È un documento di proposte operative che nascono dal lavoro e dall'esperienza che tutta la rete di educazione alla sostenibilità dell'Emilia-Romagna ha realizzato da tantissimi anni. Vogliono essere uno strumento snello e agile con delle indicazioni pratiche che possono essere utili non soltanto ai mobility manager e ai tecnici dei comuni, ma in rete anche con le istituzioni scolastiche e i centri educativi sul territorio. Ma perché questo? Perché, come tutti sappiamo e abbiamo visto, a partire dal primo lockdown, ma soprattutto direi in questa fase che stiamo vivendo adesso, ci ha mostrato una necessità imprerogabile di ripensare non soltanto le nostre città, ma soprattutto gli spazi che possono facilitare la fruizione di una mobilità più sostenibile, casa-scuola, ma anche casa-lavoro. Soprattutto chiaramente a partire dai percorsi dei pedibus, dei bicibus, ma non soltanto. Questo perché abbiamo visto che il rischio, l'abbiamo percepito un po' tutti, è che in questo periodo ci sia una riluttanza in qualche modo a utilizzare mezzi più sostenibili per spostamenti anche piccoli che non necessiterebbero l'utilizzo dell'auto. E questo perché sia per, appunto, da un lato può esserci una mancanza di
disponibilità a livello proprio progettuale, territoriale, operativo, ma anche e soprattutto per l'incertezza e l'insicurezza dal punto di vista anche sanitario dato dal virus. Quindi il ciclo di incontri nasce proprio da questa esigenza da un lato e dal fatto che come rete educativa dell'Emilia-Romagna già fin dal 2010 abbiamo messo in atto una serie di progetti educativi intrecciati con progettazioni partecipate insieme ai comuni e ad altri stakeholder del territorio e la campagna Siamo Nati per Camminare, che ormai è consolidata in tutta la regione, ma non solo in regione da noi, anche a Milano e in altri territori, con l'obiettivo proprio di intrecciare, di affrontare la tematica della mobilità sostenibile a più livelli, su più facce e non soltanto dal nostro punto di vista che è prettamente quello educativo, ma di riuscire a intrecciarlo con altri livelli che sono proprio quelli della progettazione, del coinvolgimento delle istituzioni educative, delle istituzioni tecniche dei comuni e degli insegnanti. Perché l'urgenza adesso? L'urgenza, come ho detto, come sapete tutti, è soprattutto per questa carenza che si è venuta a sviluppare questa, diciamo, preoccupazione generale data dall'emergenza sanitaria, che ha portato prima di tutto, dal nostro punto di vista, ma riconosciuto anche da dati scientifici, da ricerche scientifiche, una conseguenza molto grande, in particolare nei bambini, nelle bambine, nei ragazzi e nelle ragazze, perché questo isolamento, questa immobilità che non è stata soltanto fisica, ha effettivamente, diciamo, disequilibrato moltissimo gli aspetti psicofisici dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Per cui il fatto di, in modo urgente, provare a mettere in campo azioni che concretamente possano facilitare, ovviamente nel rispetto di tutte le regole previste, ma facilitare comunque un riavvicinamento che non sia soltanto fisico, ma anche un riavvicinamento psicologico e una consapevolezza di essere comunque, nonostante tutto, insieme in rete e non da soli. Sintesi brevissima per non portar via troppo tempo e vi lascio quindi ad ascoltare i nostri relatori che hanno una grandissima esperienza in questi temi e ci possono dare tantissime spunti, idee e possibilità di poter continuare sul territorio a operare in modo a rete effettiva. Quindi grazie ancora a tutti, grazie in particolare a Dan e a Carlos e lascio la parola a Marco Pollastri che è del Centro Antartide, che è uno dei nostri CEOs d'eccellenza della rete regionale. Grazie a tutti ancora e buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti. Molto rapidamente io introduco gli ospiti di oggi per questo primo appuntamento che dedichiamo, come dire, alla visione, no? Visto che il ciclo degli incontri si chiama Dalla visione alle proposte, questo primo incontro parla di visione, ma in verità di visione poi applicata. E io parto dalla presentazione di Anna Donati, che è portavoce dell'Alleanza Mobilità Dolce a livello nazionale italiano ed è anche componente di Kyoto Club, che è un'associazione appunto ventennale, più che ventennale, che si muove in Italia proprio sui temi dei cambiamenti climatici. Ha però Anna una grande esperienza di amministrazione. Di enti pubblici in varie città d'Italia, anche città molto complesse e importanti, ed ha avuto anche una esperienza da onorevole, da sempre si muove, si batte sui temi dello sviluppo sostenibile, in particolare della mobilità sostenibile. E il secondo ospite, chiaramente ormai famoso in tutto il mondo, poi noi ci siamo sentiti qualche settimana fa e insomma ha un'agenda visto che è diventato un globetrotter pur rimanendo sempre a Parigi come tutti noi, no? Da casa ormai siamo tutti globetrotter da casa. E il professor Carlos Moreno, che è professore associato all'Università La Sorbona di Parigi, è cofondatore e direttore scientifico dell'ETI, credo si pronunci in francese, che è appunto un'agenzia per di sviluppo sui temi dell'impresa, del territorio, dell'innovazione, e forse più
noto per le città a 15 minuti, l'inventore urbanista che appunto si è inventato ed è, come dire, consulente principe su questo della sindaca Hidalgo di Parigi. E io partirei dal professor Moreno, proprio perché siamo tutti curiosi non solo di sapere che cosa sono le città a 15 minuti, come applicarle, come ci state ragionando, poi ormai il professore ha un confronto quotidiano con molte città in giro per il mondo, anche in Italia, so, e soprattutto a noi interessa anche capire che spazio ha la mobilità dei bambini della scuola dentro la città a 15 minuti e poi magari ci torneremo su. Abbiamo pensato last minute, visto che in verità il professore, insomma, capisce perfettamente e secondo me parla anche molto bene l'italiano, però avevamo pensato di fare l'intervento in inglese, ma all'ultimo abbiamo pensato, visto che lui è poliglotta, di farlo in spagnolo. Spero che questo faciliti la comprensione dei nostri amici italiani, poi supereremo il gap sull'inglese, così sarà più facile. Però chiedo al professore se avete domande, domanda cosa molto operativa, vi chiederei di farle sulla chat, che noi controlleremo. Avremo uno spazio dedicato alle domande in fondo, però insomma a conclusione su alcune domande magari ne prendiamo spunto. Io lascerei la parola al professor Moreno, ringrazio da subito visto che li abbiamo invitati, ci siamo sentiti appunto più volte, io li ho torturati entrambi, sia Carlos che Anna, in particolare a Sandra che spero che il professore saluti e ringrazi. Lascerei la parola a loro e li ringrazio di nuovo. Grazie. Grazie mille Marco, buongiorno a tutti, molto piacere stare oggi in Italia, bello paese. Una presentazione in lingua spagnola con titolo in inglese. Mi trabajo como investigador es en la Sorbona, efectivamente, universidad en la cual mi equipo de investigación que dirijo trabajamos sobre las mutaciones urbanas y territoriales. Efectivamente, este tema de la ciudad de 15 minutos, de 15-minute city, la ville du quart d'heure, la ciudad de los 15 minutos, soy muy conocida en el mundo entero y es importante ir más allá de la frase para comprender de qué se trata de una manera mucho más en profundidad. Tenemos 25 minutos para hablar sobre este tema. Como han presentado anteriormente, efectivamente vivimos una emergencia sanitaria. En Italia la han vivido de una manera bastante difícil hace un año, justamente en esta época estaba emergiendo en Europa, en Lombardía, esta terrible pandemia, que nos lleva a preguntarnos sobre una nueva normalidad, dado que la pandemia afecta completamente nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones físicas, la distancia física que se impone, la manera de trabajar, la manera de movilizarnos dentro de nuestra ciudad. Se trata entonces hoy en día de comprender por qué tenemos que aprovechar de esta trágica situación para construir un nuevo modo de vida urbano. En realidad, la pregunta a que tenemos que hacernos es si se trata de una nueva normalidad o si más bien estamos colocándole un efecto de lupa a algo que ya existía de una manera mucho más presente.
E penso che questa pandemia effettivamente sta mostrando de una manera muy directa nuestras dificultades, nuestras debilidades frente al mayor desafío que tiene la humanidad, que es el cambio climático. El cambio climático sigue siendo la amenaza principal para la humanidad. Estamos 5 años después de los acuerdos de París, de la COP21. Y cuando se firmaron los acuerdos de París, habíamos hablado de una neutralidad de carbono en el 2050 y de disminuir 45% nuestras emisiones de gas carbónico. 5 años después, desgraciadamente, los estados no han cumplido. Estados Unidos apenas está regresando, Brasil es una tragedia completa, Australia ha incumplido, en fin, la lista es larga. Entonces, 5 años después, estamos confrontados a una trayectoria que no está todavía en la línea de lo que sería 1,5 grados de aumento de temperatura, y estamos más bien entre 1,5 y 3, que es una dificultad completa para el planeta. Por esta razón, tenemos que preguntarnos cómo cambiar nuestro modo de vida, en particular con respecto al cambio climático, las emisiones de CO2. Y cuando nos preguntamos de dónde vienen esas emisiones de CO2, son las ciudades las que son las principales causantes de las emisiones de CO2. Y dentro de las ciudades tenemos el transporte, como se llamaba en esa época, en su elemento mayor contributivo. Entonces, la reflexión hace 5 años que mi equipo de investigación presentó cuando hubo la COP21 era que la movilidad de las ciudades no puede resolverse con tecnología limpia o eléctrica, o metro o bus, que son bienvenidos, pero que tenemos que cuestionar, preguntarnos, ¿por qué nos desplazamos tanto? ¿Por qué tenemos que tomar un transporte durante 1 hora de un punto A a un punto B y luego volver a ese mismo punto? Entonces, nuestra reflexión planteó que en realidad lo que está en cuestión no es tanto la tecnología para continuar a moverse rápido y lejos, sino nuestro modo de vida, que tenemos que cambiarlo para estar en un nuevo funcionamiento urbano mucho más acorde a esta necesidad de reducir a la raíz las emisiones de CO2. El COVID-19 entra en juego ahora y de una manera completamente inmediata nos obliga en pocas semanas, cuando surge en marzo, a cambiar radicalmente nuestro modo de vida, nuestro modo de trabajo, nuestro modo de relacionarnos. Entonces, el cambio climático y el COVID-19 nos llevan finalmente a hacernos una pregunta de raíz: ¿en qué tipo de ciudad queremos vivir? Y lo que nos está demostrando tanto la emergencia climática como la emergencia sanitaria, las dos más grandes emergencias que la humanidad ha conocido en los tiempos modernos, es que nuestro modo de vida urbano no es sostenible. Que en las ciudades donde vivimos mayoritariamente hoy en día los humanos, más de la mitad de la población mundial es urbana, en Europa es 77% de urbanos, no podemos continuar viviendo en ciudades minerales dedicadas a las infraestructuras para autos que envían partículas finas de diésel con el M del mal comer, con habitaciones en las cuales no hay calidad de vida,
perdita di biodiversità. Non possiamo continuare praticando il consumo massivo in tempi di consumo disumanizzati e in molte occasioni, incluso, il trasporto pubblico non presenta condizioni ottime per tener lo esenziale che è la qualità di vita. Por lo tanto, l'emergenza climatica, más con il COVID-19, nos lleva a interrogarnos sobre cómo plantear ciudades sostenibles y cómo plantear ciudades sostenibles que sean agradables para todos los que viven en ella. Y una ciudad sostenible, en la respuesta que le estamos dando, retomando los objetivos de desarrollo durable, los ODDs, nos lleva a plantearnos una ciudad sostenible en la intersección entre el medio ambiente ecológico, la creación de valor y con la economía urbana y el impacto social positivo que debemos tener. Y finalmente, el desarrollo durable es el poder ofrecer una ciudad que sea viable, que sea vivable y que sea equitable. ¿Qué es lo que está en el corazón del desarrollo durable urbano? Está finalmente de poder respetar y manejar el bien común. El bien común fue modelizado por la Premio Nobel de Economía, Eleanor Ostrom, como los recursos materiales o inmateriales que nos permiten sacarlos de una economía de la ultra performance, para darles un carácter de interés general. Entonces, hoy en día, frente al cambio climático, frente a la emergencia sanitaria, necesitamos construir un nuevo cambio de paradigma urbano sobre nuestra manera de producir, de consumir, sobre la manera como manejamos el bien común urbano, tanto a nivel de aquellos que dirigen la ciudad como aquellos que participan en su vida económica, ecológica y social. Por esta razón, en nuestra concepción, lo que queremos colocar en prioridad es la alta calidad de vida urbana si queremos hacer una ciudad durable. Y para esto, hay un elemento mayor de la calidad de vida urbana que se ha perdido con la urbanización y la vida de los tiempos modernos, que ha sido el tiempo útil. Finalmente, un elemento muy mayor ha sido la pérdida de tiempo, no solamente que tengo para trabajar, sino mi tiempo para ser creativo, para innovar, mi tiempo de socialización con mi familia, con mis amigos, con mis colegas, el tiempo útil para mi propia intimidad, para mi espiritualidad. Entonces, la ciudad de las proximidades, la reflexión que hemos hecho alrededor de lo que le llamamos la ciudad de los 15 minutos, del territorio de la media hora, viene ante todo por nuestra necesidad de proponer una ciudad durable en la convergencia económica, ecológica y social, en el cual la proximidad es una manera de proponer un tiempo útil que nos permita a cada uno de nosotros cambiar el paradigma que hasta ahora hemos tenido. Por eso, la ciudad de las proximidades, la ciudad del tiempo útil, la ciudad de los 15 minutos en zona compacta o la ciudad o el territorio de la media hora en zona menos compacta, está basada en cuatro elementos mayores. Ecología, para tener una hoja de ruta bajo carbón, horizonte 2050, neutralidad carbono obligatoriamente. Proximidad, para buscar todos los recursos materiales o inmateriales que nos permitan optimizar nuestra calidad de vida, diciendo que la mejor movilidad es la que no se hace, si podemos tener los recursos a proximidad en vez de irlos a buscar mucho más lejos. El tercer elemento es la solidaridad, crear vínculo social, crear vínculo intergeneracional,
los chicos, los jóvenes, los adultos mayores, la cuarta, tercera y cuarta edad, crear un vínculo social que nos dé un calor humano indispensable de lo que Jane Jacobs llamaba en su época, en los años 60, la ciudad viva, the living city. Y el cuarto elemento, la participación ciudadana, para poder permitir que los ciudadanos se empoderen de la vida urbana y participen en su transformación, queriendo el lugar donde los afectos y ofreciendo, por lo tanto, una implicación en la vida de todos los días. La ciudad de los 15 minutos es una ciudad de proximidad que se necesita hoy en día para poder tener ciudades vivas, ciudades sanas. Por eso ha tenido tanto éxito a nivel mundial, porque ha caído en momentos en el que el cambio climático, la nueva generación, los jóvenes han sensibilizado el planeta totalmente a la importancia de tener un modo de vida que sea compatible con una hoja de ruta bajo carbón, y al mismo tiempo la pandemia nos obliga a colocar la salud en el corazón de nuestras preocupaciones, y mantener la distancia física no puede ser sinónimo de desconexión social, al contrario, necesitamos intensidad social. Entonces, la ciudad de las proximidades, de los 15 minutos en zona compacta, de la media hora en zonas de baja densidad, conlleva tres elementos de transformación fundamentales. Cambiar el ritmo de la ciudad, el cronourbanismo, que no todo el mundo, todos los días, actúe de la misma manera. Me despierto, salgo a tomar mi transporte y regreso a mi casa, y sacrificando mi vida personal, mis hijos, mi familia, que la veo poco. Entonces, necesitamos cambiar el ritmo de la ciudad para liberar el espacio público de esa saturación permanente en la que se encuentra. Es el cronourbanismo, un nuevo ritmo. El segundo elemento es la cronotopía, utilizar mucho más y mejor los cientos de miles de metros cuadrados que hemos construido en las ciudades a través de los años, siglos y milenios. La cronotopía significa utilizar un lugar más intensamente, un lugar múltiples usos, y cada nuevos usos, nuevos posibles. O sea que queremos transformar los patios de las escuelas en lugares que pueden utilizar los fines de semana, los lugares públicos, incluso los lugares privados, un café, un restaurante, una sala de deportes, una discoteca, un lugar administrativo, un espacio público, que sea permanentemente utilizado. 40% de los espacios, de las infraestructuras urbanas son solamente utilizadas, 60% están vacías porque no es la hora. Entonces, en función de la hora, del día, de la semana, del mes, de la estación, tenemos que darle un uso más intenso a las infraestructuras. Y el tercero es la topofilia, despertar el amor por los lugares, tener un afecto mayor a los lugares donde se vive, para que haya una nueva urbanidad, un mayor respeto de los lugares. Eso va con la limpieza, eso va con la seguridad. No es la tecnología, por más que dinero se invierta, que permitirá que un lugar esté limpio o seguro, sino hay una ciudadanía que se siente contenta de estar en estos lugares. Por esto, la ciudad de los 15 minutos o el territorio de la media hora ofrece lo que le llamamos una circularidad funcional. Hemos modelizado seis elementos mayores que representan nuestra calidad de vida cuando la podemos acceder en 15 minutos bajo carbón, a pie o en bici, en zonas compactas o en territorios de media densidad o de baja densidad en 30 minutos con diferentes medios. Habitar, trabajar, abastecerme, cuidarme en mi salud física y mental, educarme, cultura, formación y descansar.
Esos seis elementos, cuando logramos aproximarlos en un radio corto de bajo carbono, nos ofrece tres indicadores de progreso, de bienestar personal con mi familia y mis seres queridos, de sociabilidad con mis vecinos y con mis colegas de trabajo y con el planeta por un gestos de bajo carbono y más alteridad con respecto a las otras personas con las que convivo y que no conozco. Para esto proponemos un urbanismo orientado hacia las personas, hacia los ciudadanos, darle la prioridad y construir servicios que permitan explorar esta proximidad para hacer lo que yo llamo una proximidad feliz. La movilidad en este sentido es realmente una capacidad a permitir que nos interconectemos en una ciudad policéntrica, priorizando a pie, en bicicleta, en transporte colectivo, buses, metro, tranvía, tren y dejando para lo último el de transporte en auto individual, que sería lo menos recomendable para no privatizar el espacio público, simplemente con una persona dentro de su auto que no es sano, y aún sea en un vehículo eléctrico, es espacio utilizado inútilmente. Entonces, le hemos dado mucha importancia a poder definir lo que significa esas seis funciones sociales urbanas: habitar, trabajar, abastecerme, cuidarme, educarme y descansar. Y, por lo tanto, buscar en su definición lo que significan las infraestructuras y los servicios que podemos dar en la proximidad para manejar las intersecciones. Nuestras ciudades han sido muy verticales: el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, el lugar donde hago mis compras, el lugar en donde tengo la salud, el lugar donde aprendo, los lugares donde descanso, están separados los unos de los otros. Nuestra visión es una visión holística, sistémica, inspirada en la complejidad, en el gran maestro y filósofo universal Edgar Morin, francés, pero que ha sido nuestro guía sobre la complejidad. Hoy va a cumplir 100 años y continúa desarrollando lo que es la complejidad, que es tejer juntos, complexos, del latín. Y más, entre más desarrollamos las intersecciones, más estamos optimizando los metros cuadrados, las infraestructuras, menos nos estamos desplazando, menos carbono estamos emitiendo, más estamos desarrollando nuestra calidad de vida personal, social y ecológica. La consecuencia es que estamos ganando tiempo útil, estamos ganando tiempo personal, estamos ganando tiempo familiar, estamos ganando tiempo de sociabilidad, estamos ganando igualmente tiempo de vida de un planeta que está menos amenazado. Por esta razón hemos creado lo que le llamamos la matriz de la alta calidad social, en la que reflejamos los nuevos indicadores que nos permiten ofrecer una hoja de ruta de transformación. Claro está, una ciudad de 15 minutos, un territorio de media hora, no se decreta de la noche a la mañana. Aún se hayan ganado elecciones que están basadas en esto, como es el caso en París y en muchas ciudades del mundo. Es un viaje transformador, es una hoja de ruta, es un esfuerzo cotidiano para el que hay que darse igualmente herramientas de transformación. Es reutilizar lo que existe, reinventar un modo de vida basado en la policentricidad. No son mis 15 minutos en los que estoy metiéndome, separándome del resto de la ciudad. Es una ciudad policéntrica en la cual queremos, al contrario, que haya esta capacidad multiservicial para que, teniendo servicios en el conjunto de la ciudad, de su centro histórico, de sus barrios periféricos, de su metrópolis, podamos entonces salir
della movilità obbligata, della quale non tengo possibilità di dire no, mi tocca levantarmi temprano e fare una ora per ir a mi lavoro e volver, para ir hacia la movilità escogida. Me muevo porque quiero moverme, porque quiero cambiar de barrio, porque quiero ir a otra parte, pero la satisfacción de mis recursos personales he podido hacerlos. Por esta razón es muy importante y lo hemos hecho con mi equipo en la Sorbona, hemos construido una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten de explorar todos los recursos que tenemos porque muchas veces los ignoramos, que tenemos cantidades de metros cuadrados que debemos utilizar diferentemente y no lo hacemos porque estamos en un modo de vida casi automático que nos lleva a no explorar nuestras proximidades. Salir de la movilidad obligada hacia la movilidad escogida. La pandemia ha transformado profundamente las relaciones con la ciudad, en particular con el trabajo, porque las grandes torres corporativas se han vuelto en torres fantasmas y podemos, por lo tanto, ahora descentralizar el trabajo. La alcaldesa de París, Ana Hidalgo, de la cual soy consejero especial, tiene una frase muy interesante que dice, la ciudad de los 15 minutos es el Big Bang de la proximidad, es la descentralización de la vida urbana. Y es efectivamente la construcción, como decía Pascal, de la ciudad como una esfera en la cual las circunferencias están en toda parte sin tener ningún centro que se pueda identificar. Entonces, vamos ahora hacia ese corpo working. Necesitamos conocer mejor nuestro territorio, hacer un diagnóstico territorial, evocar todo lo que podemos evaluar como posibilidades de transformación y formular estrategias que nos permiten descubrir todos los recursos que tenemos a 15 minutos a pie o en velo si utilizamos estos medios de transporte de bajo carbono. El COVID es la oportunidad de tener calles verdes, movilidad de cercanías, con comercio de proximidad para no ir sobre Amazonas o Alibaba, de ofrecer servicios de salud cerca de donde vivimos, de tomar cuidado de la gente más frágil, las personas senior y los chicos. Hemos planteado esta posibilidad de explorar nuestro territorio, de ofrecer servicios médicos de proximidad, de investigar igualmente en nuestros barrios lo que tenemos. En París es lo que estamos haciendo, el aprendizaje, el trabajo, la reutilización, el comercio, los lugares de picnic, el compromiso ciudadano, la cultura, los servicios médicos. Para los chicos hemos creado toda una nueva serie de posibilidades que se están abriendo. Hemos transformado las calles, no solamente para que sean accesibles a los chicos y a las personas frágiles, estamos transformando los comercios, el nivel cero, para que hayan lugares de proximidad. Este es un escáner de un cerebro de un chico cuando ha caminado 20 minutos y cuando no ha caminado 20 minutos. Por eso queremos ofrecerle a las escuelas nuevos recursos para utilizar mejor lo que tienen. Estamos abriendo las escuelas, es la primera vez en la historia de la educación en Francia, que las escuelas que están cerradas los fines de semana, esos metros cuadrados no son utilizados, se vuelven ahora la capital de mi barrio. Dentro de la nueva narrativa urbana de la ciudad de 15 minutos en París, la escuela es la capital de mi barrio. Y hemos creado muchísimas nuevas actividades basadas en la escuela como epicentro de lo que podemos crear como nuevas urbanidades, como nuevos vínculos urbanos. Esta es una foto tomada hace poco, porque ahora las escuelas abren los fines de semana para actividades que sean diferentes de la escolaridad. Entonces, estamos proponiendo un nuevo futuro posible. Estos ya son realidades. Esto era una croquis de descripción de hace unos años. Ahora es un barrio completo con estas nuevas modalidades. Para terminar, simplemente hemos lanzado con la Red Mundial de Ciudades, el C40, de lo cual en Italia tenemos varias ciudades como Milán y Roma bastante presentes, un concurso internacional con la Academia Pritzker, los premios Nobel de Arquitectura, que es un concurso mundial
abierto hasta el mes de marzo de transformación de 18 ciudades que pertenecen a esta red mundial. Se llama la Iniciativa Mundial de los 15 Minutos y con 18 ciudades estamos proponiendo lugares de cada ciudad para los estudiantes y los académicos para proponer proyectos. Muchas gracias. Grazie mille, grazie veramente Carlos. Io, se non ci sono in chat, farei un paio di domande e poi passerei appunto anche ad Anna, poi dopo abbiamo un altro po' di tempo alla fine per un po' di domande anche dal pubblico. Allora, io mi sono segnato tre cose, poi un po' ne avevamo parlato anche quando ci siamo sentiti. Allora, la prima domanda è: l'esperienza che Moreno ha sviluppato, il professore, è un'esperienza chiaramente centrata sulla città di Parigi, nasce da lì. Parigi è una metropoli, una città grande, una città densa. E noi abbiamo oggi collegati anche molte città, invece anche amministratori locali o tecnici di comunità molto piccole, di città anche quelle che in Italia chiamiamo le aree interne, cioè aree di montagna. E quindi se voi avete già fatto anche una riflessione su questo, cioè la città a 15 minuti è una città per forza medio-grande o può essere una città anche piccola? E quindi questa è la prima riflessione. E le altre cose, due molto rapidamente, erano: allora, tu hai parlato di la città a 15 minuti che è sicuramente fatta di infrastrutture, quindi di nuove costruzioni o di rigenerazioni, soprattutto di quelle vecchie, di quelle già esistenti, è fatta di organizzazione, ma è fatta anche di tanta cultura della città e dei rapporti, della costruzione di una nuova prossimità anche di relazioni, quella che noi come Antartide abbiamo introdotto insieme anche a un progetto che facciamo sulla città delle relazioni. Cioè, quindi non è solo una città fatta di una nuova organizzazione di mobilità o altro, ma è una città delle relazioni. E su questa parte finale della cultura delle relazioni, se tu ci puoi raccontare, visto che lavori a stretto contatto con la sindaca di Parigi, che cosa si sta facendo a Parigi sull'aspetto delle relazioni? E l'ultima domanda, sono quelle cose un po' giornalistiche, anche se io non sono tutto fuorché giornalista, le prime tre azioni da mettere in campo per poter avere le città a 15 minuti. Tre cose. Ok? Ok, bueno, en realidad he presentado el concepto de 15 minutos y realizaciones en París, pero este concepto ha sido retomado igualmente por diferentes alcaldes, síndicos de diferentes ciudades que no son solamente grandes ciudades. Tenemos pequeñas ciudades, pequeñas citas, como Luz, que es realmente una pequeña ciudad que está implementando este mismo concepto. Tenemos ciudades medias, de middle town, como Nantes, que es una ciudad de 400.000 habitantes y lo está igualmente implementando. Tenemos París, tenemos en América Latina ciudades como Bogotá, que es una hipermegalópolis, 8 millones. Entonces, para responder cortamente, no es ligado a la talla de la ciudad, es ligado a la voluntad política de los alcaldes de lanzar una política urbana de proximidad, polisontrismo, reutilización y regeneración con respecto al modo de vida. Y lo que proponemos es una metodología que hemos desarrollado con mi equipo de investigación en Sorbona. Tenemos una metodología que permite aplicarse en ciudades de diferente talla. No hay una cuestión de copy-paste, no es una cuestión de modelo, no es una cuestión de copiar de una ciudad a otra. Es una fuente de inspiración de cómo, independiente de la talla de la ciudad, podemos transformar su modelo,
basado en esos cuatro criterios: ecología, proximidad, solidaridad y participación ciudadana. El segundo punto que hablas es muy clave, ¿no? La ciudad de relaciones, porque realmente lo que estamos retomando es ese concepto, ¿no?, de Jane Jacobs, de la ciudad viva, de Living City, de Livable City. Estamos tomando esta noción de geografía del tiempo, que es un tiempo útil, un tiempo de relación social, un tiempo igualmente de encontrarme con sí mismo como humano, salir de los automatismos de la vida urbana. Y la cultura es muy importante. Es la razón por la cual en París el alcalde encargado de la implementación es el alcalde encargado de la cultura, Madame Roland. Porque la cultura y la ciudad de los 15 minutos están muy ligados, porque se necesita cambiar de paradigma, ¿no? A new mindset, a shift of the paradigma. Y para eso la cultura es fundamental. Estamos construyendo inclusive con los jóvenes nuevos instrumentos, la Academia del Clima. La Academia del Clima es un proyecto lanzado por la alcaldesa para los jóvenes de 10 a 20 años sobre la sensibilización, no solamente sobre el clima como fenómeno meteorológico, físico-químico, sino ante todo como el cambio de vida, de vivir de una manera distinta. Hemos creado una escuela que se llama Tumo, inspirada en Armenia, que es una escuela para practicar la tecnología digital, pero aplicada a la transformación de la vida urbana, porque el millennium están muy metidos en las pantallas y tenemos el riesgo que nuestros chicos y chicas se vuelvan zombie geek, porque están metidos en la tecnología, y zombie porque se vuelven completamente adictos a las pantallas. Necesitamos sacarlos de la pantalla para meterlos en la vida y que el digital sea un instrumento de creación de vínculo social. Y necesitamos entonces proponer con los chicos y las chicas nuevos caminos de utilización del mundo digital, nuevas pedagogías. Tenemos un centro en París que se llama el CRI, el Centre de Recherche Interdisciplinaire, dedicado a la pedagogía para los jóvenes, justamente para que la ciudad sea una ciudad de aprendizaje. Necesitamos que la ciudad se convierta en un terreno de educación. Yo participé hace unos pocos días en WISE, la conferencia mundial sobre el aprendizaje, diciendo la ciudad tiene que ser un terreno de aprendizaje. Y la ciudad de los 15 minutos, con la proximidad, ofrece este lugar de aprendizaje. Grazie mille. E aggiungo rapidamente due domande, poi dopo passerei la parola a Anna Donati, che scenderà forse più nel dettaglio rispetto a tutti i temi della mobilità. E allora, due domande. Una la leggo in italiano, è stata scritta in spagnolo. Se conosce il progetto Ciudad Jugable della città di Barcellona, e se questa ritiene sia una strada da percorrere per la città vivibile e se pensa che sia riproducibile in altre realtà. E un'altra riflessione che ho letto, che condivido molto, è invece legata all'idea delle, soprattutto qua chi scrive viene da una città che è piccola, che è già tutta 15 minuti, nel senso che la città di Ravenna, che credo abbia intorno ai 100.000 abitanti, non so esattamente quanti ne abbia, e circa sono 100.000, dove dicono forse per città come queste il lavoro più difficile da fare è quello di l'approccio multidisciplinare, far lavorare i vari settori del comune. Quindi su questo anche un po' ne è accennato, capire come effettivamente il lavoro interdisciplinare si riesce a realizzare nell'esperienza che voi avete sviluppato. E mi attacco su questo perché poi ne avevamo parlato anche lungamente al telefono, era il fatto che se le città vivibili o le città che stiamo ripensando sono veramente a dimensione di tutti, cioè nel senso che spesso si sente dire che le città devono essere a dimensione di bambino,
perché in quel modo vanno bene tutti, a tutti, però poi quando ne abbiamo parlato, appunto facevo notare come in verità quello che magari va bene ai bambini non va bene agli anziani, perché le esigenze possono essere differenti, no? Già semplicemente pensando alle distanze delle panchine, cioè i bambini non hanno bisogno di avere una panchina ogni 150 metri, gli anziani probabilmente sì. E quindi come tenere insieme l'interdisciplinarità, ma anche l'intergenerazionalità, no? Tu parlavi prima di un patto intergenerazionale che è alla base delle città 15 minuti, e quindi questo come anche attraverso l'interdisciplinarità si riesce a realizzare. Grazie. Allora, ti sentiamo? sentiamo? Sì, ti sentiamo, Sì, pronto? perdono, mi ha perdito l'audio. Ok. La ciudad, come si dice, jugable, no? È un concetto molto interessante perché si applica bastante bene alla inserzione dei chicos nel mondo urbano. Tenemos muchas experiencias en Francia igualmente, porque veo efectivamente la pregunta sobre cómo se puede aplicar. Y en el caso, por ejemplo, de París, lo hacemos con lo que se llama el urbanismo táctico. El urbanismo táctico nos permite, en la ciudad de los 15 minutos, con los ciudadanos que viven en un lugar, transformar durante un momento dado una calle o varias calles y los convertimos en lugares de juego. Lo hemos hecho, por ejemplo, en barrios populares en los que hay mucho cemento, muy mineral. Entonces, los transformamos temporalmente en zonas verdes. Traemos hierbas, traemos para hacer pedagogía con los chicos, para convertirlos en áreas de juego, para convertirlos en áreas de pedagogía de juego. Yo pienso que lo más importante en la ciudad jugable no es solamente que los chicos jueguen, es que los chicos aprendan, que se creen nuevas urbanidades, que se cree una pedagogía de la ciudadanía, que se regenere el vínculo social, que se luche contra la violencia, contra el racismo, porque están muy presentes igualmente y hoy en día y necesitamos combatirlos y el hecho lúdico. Hay una ciudad que en Francia, que se llama Rennes, que es muy interesante, en la cual hay una alcaldesa encargada de la ciudad a la escala de los niños, porque la ciudad está construida mucho generalmente para personas y la vista de la ciudad desde un niño que mide 1,10 m o 1,20 m no es lo mismo del que mide 1,70 m. Entonces, hay una alcaldesa adjunta de observar cómo la ciudad se le presenta igualmente a los niños para encontrar una dimensión que vaya más allá del juego. Lo que nos interesa a nosotros hoy en día, con la ciudad de los 15 minutos y en lo que respecta al espacio intercultural de los niños y de los jóvenes, es ante todo crear un nuevo sentimiento de pertenecer al mundo urbano. Porque el mundo urbano es muy heterogéneo. Cuando vives en París, en el París mismo, que es pequeño, no es lo mismo cuando vives en las periferias, en las afueras, en los barrios populares, en los barrios de mucha más inmigración o en los barrios del oeste, que son barrios mucho más ricos. Entonces, necesitamos crear espacios de integración. Por eso, con la ciudad de los 15 minutos, estamos buscando igualmente crear actividades que hagan una especie de nueva relación. Y el otro punto importante es la naturaleza. Necesitamos tener un nuevo contacto con la naturaleza, que los chicos y las chicas aprendan a respetar la naturaleza. Es un elemento mayor igualmente
de nuestra pedagogía. Por eso la Academia del Clima juega un papel importante para que desde corta edad se pueda entrar en una relación diferente, no solamente con el hecho de que hay que respirar mejor a nivel del aire y del agua, sino igualmente que tenemos que respetarnos los unos y los otros. El combate por la igualdad del género es muy importante. Respetarlos, que los chicos, las chicas, hombres, mujeres, que haya esa corrección, digamos, pedagógica, pero en la vida, en la vida urbana. Y la proximidad para nosotros es una joya preciosa, integrando la cultura, integrando actividades que pueden ser de juego, lúdicas, pero que realmente son situaciones de aprender. Y el último punto es la interculturalidad. O sea, que vivimos en ciudades igualmente, aún siendo pequeñas, en el caso de Mulhouse, donde hacemos los 15 minutos, Mulhouse es una ciudad pequeña, son hoy en día 100.000 habitantes, pero era muy industrial. Y por lo tanto, hay mucha cultura de inmigración árabe, y hoy en día necesitamos que se respete otros cánones culturales que pasan por cosas muy simples como la alimentación, el cuscús, la paella, la pizza, el steak frites. Son elementos culturales que hay que respetar y que necesitan hoy en día ser vectores de nuevas urbanidades. Y en muchas ocasiones ese respeto se pierde. La proximidad nos permite darle esta mejor integración como elemento de una cultura compartida. Y pienso que en el medio del aprendizaje es indispensable. Y por último, pienso que intergeneracionalmente las personas mayores pueden jugar un papel interesante de transmisión. Las personas mayores con mucho más vida y respeto pueden jugar un papel como coach de esta intergeneracionalidad. Grazie mille, grazie veramente. Allora, visto, insomma, è sempre bello sentire confermare quello che sono anche concetti che da anni, anche come rete dei centri di educazione ambientale, si portano avanti, e soprattutto anche legato a tutto il tema dell'outdoor education che richiamava, temi assolutamente fondamentali su cui tra l'altro appunto proprio Stefania e la rete dei centri di educazione ambientale lavorano da anni in Emilia-Romagna e non solo. E grazie ancora, poi dopo magari se alla fine abbiamo altro spazio per altre domande, io lascerei la parola a Anna Donati che ci aiuta a immergerci anche nel mondo italiano, diciamo, con un po' di numeri dolenti, diciamo, o di dolenti, forse sì, dolenti, chissà, così facciamo un bel tuffo nella realtà. Però con una prospettiva anche di visione, secondo me interessante, perché, come si diceva prima, non solo a Parigi, ma anche nelle altre città, anche in Italia, il Covid ha portato una nuova visione diffusa, no? Legata a quello che è la qualità della vita in città e l'attenzione a questo. Io lascerei la parola a Anna, grazie ancora e mi spengo. Prima di tutto, grazie per questa opportunità di ragionare insieme a voi e di ascoltare Carlos Moreno, che comunque abbiamo tanto da imparare e lo seguiamo soprattutto negli ultimi anni anche in Italia, come ha spiegato anche lui. Io cercherò di ragionare insieme a voi di cosa sta succedendo in Italia, naturalmente senza la pretesa di essere esaustiva, perché l'Italia è molto lunga e larga, e quindi la varietà di esperienze è veramente notevole ed è anche la nostra ricchezza nel bene e nel male. Ho una presentazione che adesso vado a illustrarvi. Perfetto, allora vado subito alla prima slide, anzi la seconda.
Vorrei partire da qualche dato, naturalmente se ci fosse qualche problema o questioni specifiche segnatele e poi ci possiamo naturalmente ragionare insieme. Prima di tutto partirei, come dicevo, da alcuni dati ISFOR 2019, da cui si vedeva, ragionando di mobilità in Italia, come qualche buona notizia sta arrivando anche da noi, che come sapete abbiamo un sistema piuttosto squilibrato dove l'auto è la protagonista assoluta degli spostamenti urbani, ma vedete che dal 2016 al 2018, ci ha detto ISFOR, sono aumentati gli spostamenti a piedi e in bicicletta ed è diminuito l'uso dell'automobile. Come vedete, il mezzo pubblico resta stabile e la combinazione di mezzi sembra essere sempre piuttosto complicata. Alla fine, se devo prendere due autobus, forse preferisco magari prendere un autobus e farne un pezzo a piedi. Quindi, anche in Italia, alcune tendenze che abbiamo visto insorgere in diverse realtà stavano arrivando. Però vediamo cosa è successo nel 2020, che è l'anno della pandemia, che ha travolto le nostre vite, ha travolto le nostre comunità, le nostre abitudini. E qui è come se avesse accelerato dei fenomeni in atto, con qualche rischio però riguardo soprattutto al futuro. Questi sono sempre dati ISFORT. Vedete che questa è una ricerca che si è fermata al 15 ottobre, adesso siamo in attesa di vedere quella annuale complessiva. Comunque, durante i vari confinamenti, quelli duri e meno duri, con l'aumento dello smart working o del lavoro agile, c'è stato un calo della mobilità complessivo. E all'interno di questo calo, vedete che la mobilità attiva di prossimità è decisamente aumentata. Parliamo dal 23, meglio 2019, al 31. Tu la senti? Ah, Anna, non ti sentiamo. Prova. Hai il microfono spento, Anna. Continuiamo a non sentirti. Ecco. Ok, ma Ah, non avete adesso ti sentito? sentiamo. Avete sentito ulteriormente il No, microfono? no, ti sei spenta solo quando stavi leggendo i dati del lockdown, post-lockdown, Ok, ultimi allora 30 secondi. Vedete la presentazione? Sì, si vede. Ok, allora proseguo. No, dicevo che, aspettate, la metto a tutto schermo. Ok, continuo, scusate, forse avrò toccato qualche cosa. Mi spiace. Allora, dicevo che durante diciamo, l'anno 2020 c'è stato un bel boom della mobilità attiva. Che assomiglia molto alla città a 15 minuti di prossimità che abbiamo appena ascoltato, perché uno su tre si è spostato in questo modo. Però vedete anche che l'auto resta un'assoluta protagonista con il 60% degli spostamenti, e quello che è accaduto è che il trasporto collettivo di massa, perché un autobus, un treno, una tranvia, un servizio collettivo è stato vissuto tanto con obblighi di distanziamento, poi come pericoloso proprio per il suo ammassarsi, e quindi c'è stato un vero e proprio crollo dell'uso del trasporto collettivo. Questo a conferma che ci sono novità interessanti, quindi anche in Italia rispetto all'incremento, della mobilità attiva, micromobilità elettrica che è arrivata nel 2020, ma il rischio è che l'auto resti la grande protagonista e la mobilità collettiva invece non riesca a riprendersi da questa grave crisi. Quindi
ci sono degli elementi incerti rispetto al futuro e dipenderà anche da quello che faremo tutti insieme come comunità, come amministratori, come politiche, come risorse. Rispetto a quale sarà la direzione che andremo a intraprendere. Qui io voglio sempre a conferma, tra virgolette, della necessità della città di prossimità, degli spostamenti, della Secondo me mobilità. cercare frasi a senso così lato fa un po' fatica, se invece adesso tra tutte le cose che abbiamo visto. Allora, ok. Scusate, posso andare avanti? Sì, Perché no, cioè, si è aperto un microfono di no, qualcuno. succede, è il bello della diretta, nessun problema, capita costantemente a tutti noi naturalmente. No, stavo dicendo che questo è un altro dato interessante. Vedete che il 75% dei cittadini, ci dice sempre ISFOR, che si muove tutti i giorni, cittadini e cittadine, non fa più di 10 km. Fino a 2 il 32%, da 2 a 10 il 42%. Quindi non c'è dubbio che la città di prossimità è una città in realtà molto vissuta. In Italia, anche per la sua struttura, diciamo, urbana, fatta di tanti paesi, di tante frazioni, di tanti borghi. Lo stesso, lo squilibrio modale dimostra che anche per piccolissimi spostamenti utilizziamo sempre l'automobile e questo diventa un problema, in particolare se ragioniamo di qualità dell'aria, che resta un problema enorme. Se ragioniamo di emissioni di gas serra, io ho messo qui qualche slide giusto per condividere questo tema, che è una missione completamente, direi, nuova, no, però sicuramente che negli ultimi anni e negli ultimi mesi è diventata una missione prioritaria di tutti. Adesso lo vedremo. Voglio ricordare che nel 1990 ci fu in Italia il primo provvedimento antismog, e da lì cominciarono blocchi del traffico, obblighi di risanamento della qualità dell'aria e quello che si riteneva la soluzione dei nostri problemi di mobilità, cioè l'auto che aveva invaso ogni spazio pubblico e anche spesso privato, in realtà è cominciata una riconversione molto complessa e questo è uno degli elementi che ci mette in grave difficoltà anche oggi quando noi vogliamo fare delle politiche, poi ne parleremo. Noi abbiamo ancora 638 auto ogni 1.000 abitanti che per tre quarti stanno parcheggiate su strada e ogni volta che un'amministrazione, un quartiere, un assessore, un sindaco vuole fare delle politiche differenti, aree pedonali, percorsi, pedibus, bicibus, insomma tutto quello che molti di voi conoscono, si scontra con una realtà molto complicata in cui l'indice di motorizzazione è talmente alto che diventa molto complicato fare attuare questa strategia, che è uno dei freni terribili che noi ci ritroviamo sempre quando le amministrazioni propongono strategie innovative e che molti PUMS delle nostre città hanno sicuramente incluso tra i propri obiettivi. Ecco, vedete, dicevo che in Italia si producono 100 milioni di tonnellate di CO2, di queste il 26-28%, incluso il trasporto in Italia internazionale, deriva dai trasporti, di questo l'81% è trasporto su strada, includendo sia merci che passeggeri. Quindi, se l'obiettivo, come ci dice la Commissione europea, è arrivare all'impatto climatico zero al 2050, il Green Deal del 2020 della Commissione europea ci chiede di ridurre del 55% la CO2 al 2030 ed arrivare ad emissioni zero al 2050. Emissioni zero significa neutralità climatica, cioè il saldo tra emissioni e neutralizzazione deve essere zero. È una sfida enorme perché in 10 anni annientare 60 milioni di tonnellate di CO2 derivante dai trasporti in Italia, di cui, come ripeto, l'81% deriva dalla strada, significa dover
molto rapidamente cambiare e farlo veramente in tempi molto stretti e con risultati, speriamo, positivi. E questo implica azioni a tutti i livelli per andare in questa missione, per ottenere questa missione comune che abbiamo come obbligo. Che cosa dice Bruxelles in ordine agli obiettivi? Ma poi dicono anche tanti piani regionali, piani urbani di mobilità sostenibile, insomma, il dibattito in Italia c'è su questi temi: risparmiare traffico, veicoli puliti, riequilibrio modale verso sistemi a basso o nullo impatto ambientale. Questa è la strategia europea, ma io voglio però ragionare con voi anche delle novità degli ultimi anni. La stessa strategia europea sul tema dello spazio pubblico credo debba essere aggiornata, la dico così. È una strategia che ormai ha una decina d'anni, quella del risparmiare, puntare sul veicolo pulito e sul riequilibrio modale. Il tema dello spazio pubblico è una novità anche a livello europeo, nonostante che moltissime città europee stiano lavorando in questa direzione. Quindi io in questa mia presentazione vorrei con voi condividere alcuni ragionamenti che sono nuovi. Per nuovi intendo sono nati negli ultimi 5-6 anni, magari erano nati anche prima, assolutamente, però lo spazio e l'urgenza di estenderli è un tema, sono obiettivi molto più recenti. Io so bene che in Emilia-Romagna, pedibus, bicibus sono esperienze che sono in corso da più tempo. Però non c'è dubbio che la cogenza, l'importanza, il fatto che se ne parli, che altri vogliano applicarle, è una questione veramente più recente, direi degli ultimi 5 anni. Naturalmente voglio anche ricordare, adesso noi siamo in Emilia-Romagna, una regione che ha sicuramente svolto un'azione importante su questi temi. Se ragioniamo di Italia, abbiamo delle città di eccellenza come Milano e delle città, in particolare nel sud, ho fatto l'assessore a Napoli, posso dirlo con certezza, dove molte cose sono ancora da fare, proprio quelle, diciamo, di base. E naturalmente ciascuna, come direbbe, insomma, ciascuna è infelice a modo suo, ha i suoi problemi da risolvere. Voglio precisare, giusto perché sapete quanto io sia appassionata di questi temi, che noi abbiamo ancora anche un deficit di treni, tram, autobus e filobus. Oggi non ci concentriamo su questi, ma non c'è dubbio che anche questa, prima sentivo Carlos Moreno parlare di Parigi. Parigi ha una rete metropolitana, adesso anche tranviaria e dei servizi ferroviari RER di area vasta, che naturalmente noi purtroppo non abbiamo. Quindi noi dobbiamo lavorare sulle innovazioni, ma anche ottenere la realizzazione di quegli investimenti strutturali per veramente consentirci di lasciare a casa con piacere l'automobile. Quindi dicevo, le innovazioni riguardano sicuramente il tema del camminare. Credo che negli ultimi anni si sia parlato molto di camminare, di cammini, di percorsi, sia in città che fuori città, pedalare. Pedibus e bicibus, quindi il tema casa scuola, casa lavoro, strade scolastiche, che è un po' una novità anche introdotta di recente, peraltro che già diverse amministrazioni stavano sperimentando, magari in modo temporaneo e sperimentale. C'è un tema di allargare i marciapiedi, poi ne parleremo, che tra l'altro ha veramente indotto molto sia la pandemia che l'arrivo della micromobilità elettrica. Il tema delle zone 30. Diverse sperimentazioni sono state fatte, anche con un certo successo. Da zone 30 anche noi parliamo di città a 30 km, che però purtroppo nessuna al momento ha voluto, ha deciso di sperimentare. Quindi su questo purtroppo ci dobbiamo più riferire a esperienze in altre città europee. È arrivato un nuovo messaggio, si chiama condividere lo spazio pubblico. Io qui prendo letteralmente una citazione
Matteo Dondè, architetto urbanista dello spazio stradale e della sicurezza stradale, della condivisione, che ha lanciato questo slogan, che però sta avendo molto successo: diamo spazio alle persone, proprio perché l'idea dello spazio pubblico è un'idea di condivisione, di relazione e di tutti quei messaggi di vivere la città e vivere tra le persone, tra le generazioni, di cui ci ha già parlato Carlos Moreno. Altre novità e comunque e altre idee che sono da sostenere. Naturalmente, molte di queste innovazioni hanno bisogno di forti regole pubbliche. Lo dico subito, c'è bisogno di restituire spazio, c'è bisogno di regole e di governo della mobilità che naturalmente sappiano affrontare tutte queste innovazioni. Lo dico, non è scontato che altrimenti diventino buone soluzioni. È arrivata la micromobilità elettrica, l'avete vista tutti, i monopattino, ne parleremo. L'idea di condividere veicoli e servizi, la sharing mobility, anche questo è un elemento di grande novità arrivato dal 2015 in Italia. Questo è positivo, però anche questo ha dei rischi e ne dico due. Prima di tutto, la sharing mobility si concentra in poche città, in poche grandi città. Penso che in Emilia-Romagna, tranne Bologna, forse Rimini per quanto riguarda la bici e un po' di car sharing, è arrivato BlaBlaCar e questo forse aiuta più le città medie. In realtà il tema dell'estensione della condivisione del veicolo nelle comunità medio-piccole è un tema che gli esperti non hanno ancora affrontato e risolto. E secondo, anche nelle stesse città, è vero che in Emilia-Romagna avete un'esperienza innovativa, che è quella di Corrente, che ha fatto uno sharing, diciamo, anche tra città, se ho letto bene, coinvolgendo Ferrara, cioè altre città con una condivisione dei veicoli, quindi non solo mobilità strettamente urbana, ma anche, diciamo, metropolitana e regionale. Ecco, la sharing mobility deve andare anche in questa direzione, perché altrimenti si concentra solo nel cuore delle città, delle città storiche, dove già ci sono o la città a 15 minuti, o già i servizi di trasporto collettivo. Quindi anche a seconda dei vantaggi che daremo alla sharing mobility, sapete che adesso la sharing mobility, per esempio al car sharing, va nel centro delle ZTL, questo è un vantaggio enorme che in parte determina anche il suo successo e che alla lunga potrebbe invece diventare un problema, perché se è traffico aggiuntivo al traffico che già abbiamo, capite bene che non ci siamo. Quindi anche il tema della sharing mobility, che è un concetto nuovo, importante, soprattutto per la mia generazione, vissuta col mito della mia auto di proprietà sotto casa, è un tema di grande riflessione collegiale pubblica su come determinare dei vantaggi collegiali da queste innovazioni. Infatti, voi parlate già a Bologna e dintorni di centri di mobilità, hub e servizi MaaS, servizi quindi servizi MaaS, mobilità come servizio, adesso al di là della parola e dell'acronimo in inglese, significa usare il servizio più appropriato a seconda di quello che io, del tipo di spostamento che io devo fare, quindi non più un'offerta, diciamo, un po' rigida, ma un'offerta flessibile, facile da usare sulla base dei miei spostamenti. Voi sapete, sono in arrivo, sono già arrivate grandi innovazioni tecnologiche, app, prenotazioni, pagamenti, condivisione. Se non c'era la rivoluzione digitale, la sharing mobility non sarebbe mai nemmeno cominciata. Infatti, voi ricorderete che già negli anni 90 avevamo tentato delle sperimentazioni di carpooling e car sharing, ma il sistema era talmente rigido che non era adeguato alla domanda di mobilità e al vissuto dei cittadini. Con uno smartphone in mano e con possibilità di pagare, prenotare, aprire i veicoli direttamente da un'app, tutto è cambiato. Anche qui, naturalmente, bisogna sempre avere una visione e decidere a cosa ci serve
questa tecnologia. Non c'è dubbio che è una grande opportunità, se penso a quando nel 1993-94 inventammo Sirio, il sistema telematico a Bologna, e tutte le polemiche che ne derivarono, perché sembrava un sistema che rigido, un sistema che avrebbe limitato la privacy, che avrebbe in realtà è stata un'innovazione tecnologica che adesso fa quasi sorridere, che hanno 170 città italiane con oltre 1000 varchi, perché il tema del controllo, quando si fanno delle regole e anche della flessibilità che questi sistemi consentono, ci aiuta a governare meglio la mobilità. Poi in arrivo la mobilità elettrica, non vorrei parlare di auto, ma in particolare di biciclette e scooter, perché questo allunga le percorrenze. Un'ultima precisazione, io ho inserito anche il veicolo elettrico a guida autonoma da utilizzare in sharing. So che questo può sembrare un futuro troppo lontano, l'ho inserita solo per due motivi. Uno, perché la Regione Emilia-Romagna ha delle aziende nel proprio, sul proprio territorio che sono dei sistemi di innovazione e di componentistica molto importanti, che quindi possono anche sperimentare su questo territorio queste novità. Però ho precisato che deve essere elettrico e da utilizzare in sharing, perché anche qui il veicolo a guida autonoma, se non viene governato, può essere soltanto un incremento di traffico. Quindi il rischio nel 2021 è che le nuove tecnologie, che pur sono necessarie e indispensabili, se non hanno un processo di governo e di regolazione dello spazio pubblico, esattamente lo stesso tema di cui ha parlato Carlos Moreno, sono innovazioni destinate a peggiorare i nostri problemi e non a migliorarli. Quindi guardiamole con grande interesse, vediamo cosa può esserci utile in questa città del futuro a 15 minuti o una città libera dalla dipendenza dell'automobile. Negli ultimi anni sono arrivate nuove norme e sperimentazioni anche in Italia. Abbiamo visto la stagione in corso dei piani urbani di mobilità sostenibile. Diverse città dell'Emilia-Romagna ne sono già dotate, penso a Ravenna, Modena, Parma, Bologna come città metropolitana. Tante altre sono in corso, ho visto quello di Faenza, sto seguendo quello di Reggio Emilia, so che c'è una discussione a Piacenza, ho visto quello di Piacenza, insomma c'è un dibattito credo molto interessante, Rimini, su questo tema, perché lì si ragiona della città dei prossimi 10 anni e quindi non solo di mobilità ma anche di una visione dello spazio pubblico che lì dentro deve essere ricompresa. Modifiche il codice della strada, corsia ciclabile, avete visto una serie di novità utili per chi vuole governare, mobility manager scolastico, mi piacerebbe sapere cosa sta succedendo in Emilia Romagna, perché devo essere onesta, fuori in Italia, fuori, scusate, non è esatto, in Italia in realtà se ne parla molto, ma delle esperienze forti ancora non si sono viste, mi auguro che invece l'Emilia Romagna, da questo punto di vista, ci possa insegnare delle cose importanti, perché questo è un classico problema italiano: facciamo le norme, poi dopodiché ognuno le sperimenta con le sue, nella sua solitudine e le sue difficoltà. Devo dire che voi avete una regione che comunque su questo fa sempre un po' scuola, tiene insieme, fa rete, e anche l'evento di oggi lo dimostra. In altre realtà così non è, tutto si disperde nella difficoltà applicativa di ogni realtà. Qui vedete bonus mobilità, micromobilità elettrica, c'è il tema grosso delle regole, rigenerazione dello spazio pubblico, ci sono delle sperimentazioni interessanti in diverse città. E passo a farvi vedere alcune sperimentazioni in corso, perdonatemi, ne ho scelte alcune fuori dalla regione Emilia-Romagna, alcune invece interne. Voglio partire da Milano. Milano ha lanciato, vedete, 25 gennaio 2020 questo progetto Piazze Aperte in ogni quartiere. Ci sono 65 proposte che provengono da cittadini, quartieri, comitati, residenti di piazze e spazi
che hanno problemi di accessibilità e di condivisione. La cosa che voglio segnalarvi è che è molto interessante, secondo il mio punto di vista, è che vedete che le proposte che si collocano nei quartieri, e anzi in alcuni campi, in alcuni spazi parliamo proprio di periferie, sono maggiori rispetto allo spazio storico urbano del centro di Milano, dove evidentemente per 20-30 anni si è lavorato di più anche sul tema della mobilità e dello spazio, delle reti tranviarie, le reti metropolitane, e quindi la domanda di riqualificazione e rigenerazione dello spazio viene soprattutto dai quartieri e dalle periferie. E questo sta avendo un grande successo di partecipazione. È partito come sperimentazione di urbanismo tattico in 3-4 quartieri e adesso tutti vogliono la piazza riqualificata, lo spazio davanti alla scuola rigenerato, l'attraversamento sicuro, più panchine, aree verdi, cioè è un mix di tutte queste cose, naturalmente le sperimentazioni localizzate realtà per realtà. Veramente caldeggio, andate a vedere sul sito del Comune di Milano perché questa è un'esperienza davvero innovativa. Però non voglio parlare solo di Nord, voglio parlare anche di Bari. Bari nel 2020, vedete, molto legato all'emergenza Covid-19, ha lanciato questa idea Bari Open Space, poi le parole, ognuno inventa, ognuno è creativo e questa è la bellezza italiana naturalmente, in cui riprenderci spazio pubblico, allargare i marciapiedi, dedicare spazio alla bicicletta, oppure, questo è anche uno spazio di un quartiere povero di spazio pubblico, di un'area, di un incrocio che prima era difficile anche da attraversare, che, di cui è in corso la realizzazione verso questa direzione. In parte è partita, in parte si sta realizzando. Quindi ho preso veramente due casi nord-sud, ma ci sono molte sperimentazioni in corso in Italia da questo punto di vista. Poi, perdonatemi la citazione della bicipolitana della rete ciclabile a scala metropolitana bolognese. Perché l'ho inserita qui tra queste innovazioni? Intanto perché è una delle poche a scala metropolitana. Molti comuni, non molti, alcuni comuni italiani, quelli sempre un po' più avanti nelle innovazioni, hanno dei biciplan comunali, la stessa Bologna aveva lavorato su questo. Ecco, io ritengo molto interessante il fatto che non si ragioni più di centro storico o di comune, ma di connessioni a scala metropolitana, e anche la bicicletta, tanto più a pedalata assistita in sicurezza, diventa un elemento di collegamento. In passato abbiamo sempre ragionato di servizi ferroviari metropolitani a scala regionale e metropolitane, di connessione tra le città medio-grandi. Ecco, questo è un progetto che punta a mettere in relazione in sicurezza in bicicletta, e quindi è una sorta di città 15 minuti a scala metropolitana, quindi io l'ho inserita perché è molto interessante. Un caso simile sta accadendo a Firenze, dove anche lì il PUMS è a scala metropolitana, dove addirittura si è progettata la super ciclabile Prato-Firenze. Perché è importante? Perché diventa una relazione dove in 15, 20, 30 minuti io posso muovermi in bicicletta anche fuori dalla città stretta, e lo posso fare anche usando un mezzo di non sostenibile di più, un mezzo straordinario che è la bicicletta. Quindi la bicipolitana, sapete il concetto nato a Pesaro, che ci lavora da 15 anni, ha inventato questo acronimo bicipolitana, si sta estendendo moltissimo, e a me ha fatto molto piacere questa esperienza, perché seguo sempre con grande passione i temi che riguardano la mia regione. La bicipolitana è un esempio, credo, innovativo e da perseguire. Ho voluto inserire anche altre esperienze che di cui sono sempre molto curiosa, seguo, mi piace moltissimo seguire cosa fanno le città. Ho messo una città media emiliana, vedete Carpi nel 2020 aveva già evidentemente una politica chiaramente per la bicicletta, però
ha deciso di dedicarci messaggio, ha applicato subito la casa avanzata, le colonnine di ricarica, scusate, di manutenzione e soccorso quando si sgonfia la bici o si rompe la gomma, insomma, tutte cose che voi sapete. Quindi anche qui in Emilia-Romagna ci sono delle esperienze interessanti che diventano anche comunicazione. Quindi c'è sostanza, progetto, realizzazione, ma c'è anche molta comunicazione, perché il cittadino e la cittadina che vive un territorio ha bisogno anche di percepire, di vivere, poi bombardati come siamo da comunicazione, siti e social, anche questa dimensione che diventa importante esattamente come l'esperienza. Cito Zone 30, l'esperienza di Cesena, perché è una di quelle che quando si fanno i convegni nazionali viene sempre richiamata, e poi è un'esperienza che sta procedendo e dove ormai siamo a 138 km di strada in Zone 30. Certo, se guardiamo le immagini che ci ha fatto vedere prima Carlos Moreno, qui abbiamo introdotto dei sistemi di sicurezza stradale, di condivisione dello spazio per poterlo usare meglio a piedi o in bicicletta. Certo, sono spazi che hanno ancora bisogno di essere molto rigenerati, con verde, spazi di sosta, chicane, cioè tutto quello che consente di dare anche qualità a un progetto così importante come quello che sta portando avanti Cesena. Naturalmente mi scuso con le città che non citerò, perché so che l'Emilia-Romagna ha fatto tante esperienze locali molto interessanti, ne ho prese alcune per fare dei ragionamenti. Qui ho inserito alcune esperienze che poi credo alcuni di voi siano direttamente i promotori: Bicipus, Pedibus per andare a scuola in autonomia e strade scolastiche. Vedete che l'esperienza fatta a Riccione, riportata su Rimini Today, perché o Reggio Emilia, insomma, Bologna, qui ci sono diverse realtà che stanno da tempo lavorando su questi temi e che si stanno evolvendo anche con percorsi dedicati e spazi scolastici da rigenerare. Peraltro che il nuovo codice della strada, sì, un po', diciamo, in modo forse un po' ancora esortativo più che obbligatorio. Scusa, Anna, scusi, sì? Ti interrompo un attimo perché il professore Moreno, come ci aveva anticipato, ci deve salutare perché, come dicevo, ha un impegno con l'India. Sì, pur essendo da casa, quindi lo salutiamo solo un attimo e lo ringraziamo, grazie mille, e spero che ci sia anche occasione in futuro di collaborare insieme. Grazie ancora. Grazie, Carlos. Non ti sentiamo. Aspetta, Carlos, c'hai il microfono spento, non ti abbiamo sentito. Ah, sì. Dico, okay. grazie mille per l'invitazione. No puedo esperar porque tengo una conferencia en India y ya me están pidiendo que me conecte en Delhi. Entonces es un poco mi vida desde esta mañana. Antes estaba en Siracusa, antes de estar en Bologna. Ok, perfecto. Gracias. De prender un aereo per l'India. Grazie mille. Continuar. A presto. Grazie ancora. Grazie. Ciao, ciao. Buon lavoro, grazie. Procedo. Vai, Anna, scusami. Vai. No, anzi, grazie mille per questa opportunità. Vado avanti. Ecco, vorrei fare una riflessione con voi sul tema del monopattino elettrico, perché il monopattino elettrico è un pezzo piccolo, naturalmente, della soluzione, a condizione che sia, che non tolga, questo è il mio punto di vista personale, naturalmente, spazio a pedoni e ciclisti. Perché quello che io sto vedendo in diverse città, a partire anche da Roma, ma anche Milano l'ho visto in diverse realtà, è che sfrecciano sui marciapiedi, vanno nelle aree pedonali. Allora, il monopattino va bene, perché è un mezzo comunque sostenibile, però ricordiamoci che le città devono ampliare gli spazi ciclopedonali e anche per il monopattino elettrico, anche in termini di spazi di sosta. Io non credo che sia accettabile, ho visto a Roma migliaia di monopattini elettrici abbandonati in piazze, in croci, insomma, disseminati dappertutto. In parte è
il loro successo, naturalmente, il fatto che si trovino in grande quantità e ovunque. Però chi governa la città deve dedicare uno spazio specifico, deve dedicare uno spazio di sosta, deve mettere delle regole, anche quindi anche un processo di educazione verso questi utenti, sapendo che anche questo può determinare un problema di condivisione dello spazio pubblico. Al solito non ci facciamo trovare preparati a governare, diciamo, a posteriori la condivisione dei vari spazi pubblici, quindi assolutamente non va scoraggiato, però deve stare all'interno di regole e di dove alla fine poi il tema è sempre quello. Se non togliamo file di auto in sosta per fare nuove piste ciclabili, nuovi spazi per il monopattino, alla fine il monopattino di fatto toglie spazio a pedoni e ciclisti, e questo ritengo non vada bene. Qui voglio raccontarvi una piccola cosa che è successa a Milano. Una società ha fatto, una società che fa rilevazione sul territorio, ha fatto una indagine sullo stato dei marciapiedi a Milano, se rispettavano gli obblighi di distanziamento determinati dalla pandemia, e quindi il famoso metro e mezzo che tutti eravamo tenuti, siamo di fatto tenuti a rispettare. Ebbene, è stata fatta una mappa dei marciapiedi di Milano dove si vede che la maggior parte, quelli in rosso, non sono assolutamente adeguati e sono più stretti, dove è impossibile, come si dice, darsi la via. Quindi anche il tema dell'allargare i marciapiedi nel concetto di rigenerazione dello spazio pubblico, della città di prossimità, dove dobbiamo camminare e pedalare di più, intorno al tema dei pedoni bisogna fare decisamente di più. E questo è un esempio interessante, una mappatura su cui poi Milano intende, ha già cominciato qua e là, allargare i marciapiedi, soprattutto quelli a ridosso di nodi di interscambio del trasporto collettivo, uscita dalla metropolitana. Insomma, naturalmente ogni città, come ho detto, ha i suoi problemi da risolvere. Ecco, voglio chiudere la mia relazione, essendo portavoce dell'Alleanza Mobilità Dolce, facendo un ragionamento con voi anche sul tema dei territori a bassa densità, borghi e viaggi slow. Non solo turismo, parlerei proprio di viaggi slow. Noi siamo una rete di 40 associazioni che si sono messe insieme perché intorno al concetto di mobilità dolce, cioè cammini, ciclovie turistiche, treno più bici, borghi e turismo dolce, in realtà c'è un'idea di territorio, di borghi, di aree interne che sono un punto di grande eccellenza, che invece di abbandonarlo, come forse abbiamo un po' fatto negli ultimi 30 anni, negli ultimi anni è nata questa voglia di riprendersi anche questi spazi. Io qui veramente solo delle cose che mi sono care o che ho fatto. Sapete perfettamente, Via degli Dei, Cammino di Dante, sotto c'è la Ferrovia Faentina, questa mi sembra sia una pedalata nel Modenese, oppure la Ciclovia del Sole, la Porrettana. Insomma, siamo pieni di bellezze che possiamo vivere e che si devono integrare con le politiche di cui abbiamo parlato prima. Non devono essere due mondi separati. Naturalmente, ripeto, è chiaro che stare nel cuore di Bologna o stare a Porretta Terma è differente, però la strategia d'insieme delle reti, dei cammini, del camminare, del pedalare o di usare una ferrovia locale deve essere unitaria. Ricordo anche che il tema delle infrastrutture dolci, greenways, sentieri, strade bianche, è anche un tema di contrastare il dissesto del territorio, di rigenerare e riqualificare spazi nei nostri territori e nei nostri borghi ed appennini. Quindi non è soltanto mobilità, è anche un tema di riqualificazione e di ripopolamento e antidissesto. Questo vale anche per le zone costiere, ci sono diverse sperimentazioni in corso. Ho messo questa slide, veramente una delle ultime, perché mi ha molto colpito, perdonate, ma leggo sempre anche i giornali locali, perché lì c'è un sacco di vitalità che altrimenti non si comprende. Ho trovato molto interessante questa idea di un progetto che l'università
una visione dove l'Università di Bologna, il Dipartimento di Architettura, lavora e si propone a comune ed aree interne dell'Appennino per un invio di ripopolamento che vedete parla di carpooling, spesa chilometro zero, boschi sportivi e recupero aree incolte. Ecco, questo è un buon modo per fare rete tra grandi, piccole e medie città ed aree interne anche intorno a una visione comune del futuro, dove il futuro non è soltanto grandi e medie città, ma è anche borghi, paesi e aree interne, con delle strategie che devono stare in equilibrio tra di loro. Tra l'altro, con lo smart working che abbiamo vissuto o queste conferenze da remoto che stiamo vivendo, è possibile che una parte di tutto questo resti anche dopo terminata la pandemia. Naturalmente io non vedo l'ora di tornare dal vivo nei territori a vedere, incontrare, abbracciare le persone, però sicuramente una parte di mobilità che facevo per grandi spostamenti nord-sud del paese o sicuramente ce le potremmo risparmiare, e questo credo dà delle opportunità nuove anche alle relazioni tra le persone e anche al vivere in territori, naturalmente, che devono avere connessioni, devono avere dei servizi. Come dice Franco Arminio, dobbiamo arieggiare il paese, non tutto quello che avviene nei borghi è sempre positivo, perché se in anni di abbandono sono diventate delle realtà asfittiche, c'è anche bisogno di giovani, di nuova agricoltura, di nuovi turismi legati appunto alla mobilità dolce e di valorizzare naturalmente le bellezze di quei territori. Quindi chiudo dicendo che noi dobbiamo sperimentare queste innovazioni a partire dalla visione di cui ci ha parlato Carlos Moreno, dobbiamo potenziare il mobility manager scolastico, poi nelle prossime sedute del vostro di questo ciclo di incontri approfondirete molti di questi temi. Dobbiamo guardare con grande interesse alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi servizi, come ho detto, con uno sguardo curioso, aperto, ma anche attento agli effetti e alle criticità di quello che tutto questo può comportare, e anche grandi opportunità, naturalmente. La partecipazione attiva resta un tema importantissimo, importantissimo. In tutti i convegni o dibattiti o realtà a cui partecipo, vedo, si parla di nuove figure professionali, perché se quando si parla di cambiamento non intervengono anche psicologi, comunicatori, social, creativi, insieme naturalmente ai processi di partecipazione attiva, diciamo che l'ingegnere del traffico o lo stesso piano del traffico sono degli elementi importanti, naturalmente, perché ci vuole una mappa dove c'è scritto la direzione in cui dobbiamo andare, ma poi per attuarla è obbligatorio pensare a novità importanti. E credo che voi, questa rete di amministratori, di educatori ambientali, siate un pezzo di questa innovazione, di queste figure professionali. Abbiamo molto bisogno di questo, perché voi sapete perfettamente che non basta fare un nuovo provvedimento se il cittadino non lo comprende, la reazione poi è tale che rapidamente si torna indietro. Naturalmente servono anche due cose: coraggio politico, quindi capacità di innovare, anche scontentando qualcuno, e sostegno delle istituzioni. Infine, molti di questi progetti di cui abbiamo parlato oggi, io mi auguro, troveranno spazio nelle risorse pubbliche da dedicare alle innovazioni e anche nel Next Generation Italia, che il nostro governo, il nuovo governo e anche il vecchio, stanno discutendo per il futuro del nostro paese. Devo essere onesta, il piano dell'ex presidente Conte purtroppo dedica molto poco alle città, dedica moltissime risorse per esempio agli investimenti ferroviari, questa è una notizia positiva naturalmente nel nostro paese, ma molto alla lunga distanza e molto poco
non solo al trasporto locale, ma anche alle città in quanto tali, proprio per le sperimentazioni di cui abbiamo parlato. Quindi noi stiamo anche col nuovo ministro Giovannini, che è un'autentica novità come ex portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ci auguriamo che queste cose trovino spazio anche in Parlamento, nelle istituzioni e nel PNR Next Generation Italia. Direi che ho finito, qui trovate tutti i miei riferimenti, naturalmente immagino che poi saranno messi a disposizione tutte le slide e sono qui con voi per ragionare. Grazie mille Anna, veramente molto interessante. Poi non è sulla mia opinione, ma anche nella chat abbiamo raccolto molti interessi su tutto quello che tu hai detto. E appunto, visto così acceleriamo, qualche domanda che è stata pubblicata, vado in ordine. Allora, innanzitutto quello che è la prima domanda era: come la sharing mobility può essere effettivamente fare il salto di qualità anche culturale rispetto all'idea del possesso dell'auto oppure anche alla condivisione dell'auto, cioè nel senso di un'auto che magari si porta dietro dei rischi anche in questo momento legati al Covid. Speriamo che poi questo aspetto di approccio psicologico alla città non diventi duraturo e si debba poi fare un lavoro a lungo termine, come ricordavi tu all'inizio, anche rispetto al trasporto pubblico. Questo è un rischio che tutti stiamo temendo anche per il futuro. Un'altra domanda era se tu hai notizia in Italia dei quartieri senza auto, tipo quello di il Vauban di Friburgo, cioè quindi con l'eliminazione dei posti per auto in superficie, le strade libere dall'auto e una tua riflessione, adesso qua andiamo a toccare, poi non ci conosciamo, qual è la tua opinione sul motivo per cui in Italia non ci sono? Quindi un'altra domanda molto interessante che è arrivata è in Europa ci sono esperienze di coop di consumo, di car sharing, di auto elettriche, che collaborano con i comuni, si fa appunto l'esempio della rete The Mobility Factory. In Italia ne esistono, che tu sappia, di esperienze di questo genere. E poi un'altra domanda era, in verità, le strade scolastiche in questo momento sono molto demandate alle sensibilità delle singole amministrazioni o degli uffici demandati all'interno dei comuni. E questo determina chiaramente una situazione a macchia di leopardo. Allora, visto che in verità i diritti dei bambini sono a prescindere dalla residenza o dal domicilio, anzi più che dalla residenza, che cosa, cioè, secondo te sarebbe, c'è una possibilità, avendo anche tu avuto un ruolo, di renderle obbligatorie o comunque di trovare delle strade che rendano questo tipo di esperienza più consolidata e diffusa, e chiaramente mi viene da dire anche supportando, questo poi ne abbiamo parlato diverse volte, forse le realtà più piccole che da un punto di vista anche tecnico fanno sicuramente più fatica delle città medio-grandi. E poi un ringraziamento perché mi sembra forse uno dei nodi principali a cui io sono particolarmente legato, che è quello della visione delle città ampie oppure della città metropolitana. Perché se noi non superiamo quello scoglio lì, probabilmente per quello che è anche la realtà, faccio l'esempio dell'Emilia-Romagna, cioè credo che in Emilia-Romagna abbiamo 20 città sopra i 50.000 abitanti, forse anche meno, e ci sono più di 300 comuni. Cioè, quindi quando parliamo di città medio-grandi, cioè parliamo veramente di una parte minoritaria, soprattutto in un momento in cui sembra, poi capiremo se questo continuerà, ci sia un flusso verso, diciamo, le periferie o le aree interne nel post-Covid e non un aumento di popolazione. Insomma, un caso evidente è quello di Milano, che ha avuto un crollo degli abitanti durante quest'ultimo anno. Quindi queste sono un po' di domande e lascio a te le risposte di sintesi a metterle tutte insieme. Allora, parto da quella purtroppo più facile. No, non conosco esperienze di quartieri senza auto.
perché non mi risulta che in Italia, sulla base delle mie conoscenze, sia stato mai sperimentato un nuovo bando o una rigenerazione di un quartiere di periferia, con queste caratteristiche. Ci sono all'interno del bando periferie dei progetti che rimettono l'auto un po' al suo posto, perché già questo sarebbe più che sufficiente. Però non ho ancora visto la realizzazione e quindi vediamo che cosa poi accadrà davvero. Molti progetti nel bando periferie sono progetti integrati che hanno anche, come è logico che sia naturalmente, il tema mobilità al loro interno. E noi poi in Italia, sapete, siamo specialisti ad avere 1.000 progetti, scusate, stavo per usare la parola, spappolati in diversi bandi, anche difficili da inseguire, e quindi poi fare rete e una città, allineare tanti progetti per riqualificare un territorio diventa veramente complicato. Pensate, c'è il progetto Primus, il bando periferie, e poi c'è il bonus mobilità, e poi c'è, insomma, e arriva sempre tutto in modo così discontinuo che poi governare è molto difficile. Peraltro, Carlos Moreno, non ha detto una cosa, che in Francia c'è un ministro con l'agenda urbana, e c'è un ministro della transizione, anzi, cosiddetta una ministra della transizione ecologica che spende 48 miliardi e che ha energia, clima, tutti i temi ambientali, natura, biodiversità. E quindi capite che fare delle politiche integrate è un po' più facile perché c'è una storia di questa integrazione. Noi invece siamo sempre bravi un po' ad aggiungere e facciamo sempre molta fatica a integrare, sia con una visione giusta che sbagliata, sia ben chiaro. Però questo è un problema enorme che poi è uno dei punti che ci rende difficile attuare le misure. Sui temi delle strade scolastiche, mi sembra sia Linda Maggiori, che peraltro è l'animatrice, mi sembra di aver letto in chat rapidamente, è l'animatrice di questo anche blog, Le strade scolastiche. Allora, come mondo ambientalista avevamo chiesto che nel codice della strada, futuro ci fossero le strade scolastiche, diciamo, obbligatorie, cioè ogni città ha la missione di realizzarle. Tenete conto che l'obbligo, voi sapete perfettamente perché state dentro paesi, città, amministrazioni, non significa fare le cose per bene, significa però dare un impulso molto forte perché certe cose si facciano. La riforma complessiva del codice della strada è ancora in discussione, non sappiamo nemmeno se vedrà la luce. Ricorderete già la precedente legislatura col bravissimo Paolo Gandolfi, deputato, che poi ascolterete in quanto esperto, amministratore tecnico della città di Reggio Emilia, mi sembra nelle prossime sedute, non riuscì a vedere la luce. In questa legislatura sta accadendo esattamente la stessa cosa e quindi non sappiamo se, otterremo un nuovo codice della strada che superi quello autocentrico legato alla sua stagione e vi assicuro, perché c'ero, che nel 1992 era una grande innovazione quel codice della strada. È chiaro che 30 anni dopo il mondo è cambiato, non tantissimo, e quindi c'è esigenza di superarle. Quello che abbiamo visto è che nei decreti fatti un po' sull'onda dell'emergenza Covid, ma non solo, DL rilancio, DL semplificazione, è stata introdotta questo concetto di strada scolastica ed è la prima volta che il codice lo fa. Quindi positivo, così come c'è la corsia ciclabile, non l'obbligo della pista ultra separata, insomma, ci sono state delle buone innovazioni, la strada scolastica è suggerita ma non obbligatoria. Però ricordo anche, appunto, è stato inserito nel giro di qualche settimana all'interno di un provvedimento che in realtà aveva anche ben altre missioni. Quindi noi auspichiamo sempre una revisione del codice perché renderlo obbligatorio credo significa anche ragionare in più complessivo di sicurezza stradale, di città a 30 km, perché altrimenti diventerebbe un po' come attaccare con lo sputo una cosa in un contesto sbagliato. Quindi sì, devono arrivare, noi chiediamo come ambientalisti le strade scolastiche, però all'interno di una revisione complessiva del codice della strada. Lavoriamo per questo,
ma naturalmente poi il Parlamento e i ministeri, soprattutto il Parlamento, è sovrano. Terza considerazione, la shared mobility. Io penso questo, che il tema del veicolo da condividere, noi abbiamo visto solo l'1% di quello che vedremo. Se la pubblica amministrazione, se gli esperti, sapete che c'è un osservatorio nazionale sulla shared mobility promosso dal Ministero dell'Ambiente e la Fondazione SUSDEF, che guarda un po' i numeri, la shared mobility potrà estendersi molto se lavoriamo per questo. Già molto positivo che il concetto della mia auto privata, soprattutto a livello giovanile, cominci ad essere, diciamo, superato. Io ho dei nipoti che vivono tra Faenza, Lugo, Ravenna e Imola, quindi so bene che la mia auto, insomma, fanno fatica, però anche loro hanno usato l'autobus per andare a ballare a Riccione, sto parlando di quando si poteva naturalmente, non in estate. Hanno cominciato a utilizzare BlaBlaCar, usano la bicicletta pedalata assistita, cioè vedo dei cambiamenti anche nella rude Romagna, dove c'è il concetto del motore, il mio motore, la mia auto è veramente molto molto radicato. Però qui noi abbiamo bisogno di riformare i servizi di trasporto pubblico, dedicandogli non solo più risorse, ma probabilmente sostenendo le innovazioni anche nelle città medio-piccole, sostenendole almeno per un certo periodo anche economicamente, perché altrimenti cosa accade? Adesso la sharing mobility la propongono dei soggetti privati, e meno male che ci sono, sia ben chiaro, però è chiaro che loro si concentrano nei territori densi ad alta frequenza, ad alta densità di, diciamo, di traffico, e lì concentrano i loro servizi. Diciamo che l'esperienza di Corrente di Tiper è un po' un'innovazione già nel contesto italiano. Non so dire se vengano messe risorse pubbliche, anzi questo sarebbe interessante farci una riflessione anche con... Però se il sistema di trasporto collettivo è molto rigido e posso dedicare le risorse solo al trasporto pubblico e non posso invece innovare intorno ai centri... Oggi pomeriggio ho visto che c'è una bella sessione, credo promossa dalla città metropolitana, mi pare, proprio sugli hub di mobilità e i centri di servizio. Ecco, questi ragionamenti devono stare insieme, non solo in termini fisici, come riprogettare spazi e stazioni, ma anche come riscrivere le regole del trasporto pubblico. Diciamolo subito. Sono contrario a portare via i soldi ad autobus, tram, tranvie e treni per dedicarli alla sharing mobility, però delle risorse aggiuntive per fare dei servizi diffusi di sharing mobility credo sarebbe un progetto paese di un certo interesse. Così come ho visto che in alcune comunità molto sperimentali e molto all'inizio, nelle Marche, sull'Appennino sopra Pesaro Urbino, stanno ragionando di servizi sharing di area vasta e di comunità. Per esempio, io ho 70 anni, sono in pensione, sto ancora bene, mi rendo disponibile con la mia auto, dietro un rimborso naturalmente, almeno un rimborso vivo delle spese, di portare, che ne so, al mercato di Urbino le signore e i signori che vogliono andare ad Urbino, mettendo quindi a disposizione veicoli già presenti sul territorio, una sorta di volontariato di certe fasce di età, per fasce analoghe a quella, quindi una condivisione però indotta. È chiaro che tutte queste nuove tecnologie hanno un problema: raramente gli anziani sono capaci di usare app, e quindi la comunità ha messo a disposizione, mi sembra sia stata la biblioteca, adesso poi potrei mettervi in contatto con questa esperienza, per trovare dei giovani in grado gentilmente di sostenere educare non è giusto, formare la capacità digitale degli anziani perché siano in grado di spingere un bottone e dire io voglio venire al mercato venerdì prossimo. Adesso sto naturalmente un po' romanzando, però quindi c'è bisogno di un patto generazionale di formazione, di promozione pubblica per
dei servizi di carpooling e car sharing anche a scala territoriale, che non è soltanto quindi la grande città e l'area densa. Chiudo con un ragionamento insieme a voi. L'hai già anticipato tu. La città a 15 minuti in Emilia-Romagna, non stavo per dire esiste già, però insomma, no, è vero, perché se tu pensi che il problema è che noi dobbiamo lavorare perché il collegamento tra paesi sia a 15 minuti in sicurezza con la mobilità attiva o dei mezzi in condivisione. Perché non vorrei, ma non è nell'idea di Carlos Moreno, assolutamente, che l'idea di prossimità diventasse, perdonatemi veramente il linguaggio un po' truce, ognuno rinchiuso nella sua bella realtà. Certo. Ecco, assolutamente. Io sarà che sono vissuta appunto in un territorio come quello faentino, cioè la relazione è un fatto importante, la scoperta, andare a teatro, musica, cinema, al mare, a divertirsi, giocare a pallavolo, che è stata la mia grande passione. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questa città di prossimità sia una città viva, di grandi relazioni, e che la possiamo fare senza inquinare e la possiamo fare in sicurezza. Noi ci siamo spesso concentrati sulla mobilità ciclistica dentro le città, e lì c'è ancora molto da fare. Credo che ragionare sulla mobilità ciclistica tra paesi implica un nuovo, insomma, dei nuovi progetti su scala molto più vasta, che ci consentono appunto di vivere questi territori, ecco, più che città li chiamerei questi territori a 15 minuti, ecco, proprio perché in questo modo possiamo mantenere quella vitalità e quelle relazioni, proprio perché il concetto che ci ha, quella visione fantastica da cui tutti apprendiamo costantemente di Parigi e di Hidalgo, deve essere declinata sul proprio territorio, non in un quadro asfittico, ma in un quadro creativo che guardi alla nostra dimensione. E la dimensione dell'Emilia Romagna, come l'hai già ricordato tu, è fatta di piccoli paesi, un po' di medi paesi e una decina di città medie, e poi c'è Bologna. Cioè, quindi dobbiamo tradurre, di fatto nei piccoli paesi spesso la città a 15 minuti viene vissuta. Il problema è che tu non puoi stare solo in un paese di 5-6 mila abitanti, che naturalmente deve ripopolarsi, avere i suoi servizi, tutta la qualità che vuoi, ma anche vivere un territorio di comunità credo sia un obiettivo altrettanto importante. Cioè, secondo me in Emilia Romagna va un po' declinato così, altrimenti rischia di essere qualcosa che, posso essere sincera, credo non sia neanche attraente per i cittadini. Io faccio un esempio: quando vado tra Faenza e Castel Bolognese a trovare i miei genitori, io saltino a Brisighella lo devo sempre fare, perché insomma non puoi, perché è un paese fantastico, secondo me è uno dei posti più belli del mondo. Cioè, ottime osterie anche. Ottime osterie, ci passa il Cammino di Dante, c'è la ferrovia faentina, ci sono le terme, cioè scusate questa sottolineatura, non manca assolutamente niente. Quindi ragioniamo di questa visione d'insieme, insomma, che è poi anche un elemento di coesione territoriale, di non alzare dei muri intorno alla città dei 15 minuti, insomma, che non è nelle intenzioni di Carlos Moreno, ma che qualcuno potrebbe un po' malamente interpretare così. Perdonate questa. Grazie mille, Anna. No, ma anzi, assolutamente mi sembra un'ottima riflessione. Tra l'altro, questa idea della nuova mobilità che ha bisogno di fiducia e collaborazione, no? Come abbiamo detto, cioè ha bisogno di costruire delle basi culturali di crescita delle relazioni della popolazione. E segnalavo due cose in chat che sono state citate. Ci sono due realtà, una appunto ce la segnalava Luisa, che è collega di ARPAE, che a Scandiano il cosiddetto Fortino pare sia un quartiere senza alto, e poi le Albere a Trento, che ha progettato Renzo Piano, che vabbè, tutti conosciamo abbondantemente. E poi ci chiedevano una battuta rapida, io non le conosco, tra l'altro, non so esattamente, dal Comune di Modena, che sta lavorando sulle aree di quiete, se altre città stanno lavorando su questo. Io devo dire, anche perché
poi magari c'è anche molta creatività, come diceva prima Anna, per cui non so cosa si intende per aree di quiete, però sono sicuramente molto interessanti. Credo che poi sia un periodo dove tutti abbiamo bisogno di quiete, pur essendo molto vincolati alle nostre case, ma con poca quiete. No, io volevo innanzitutto ringraziare Anna che è rimasta e poi ho avuto via WhatsApp anche i ringraziamenti di Carlos che chiaramente vi saluta. Volevo appunto ricordarvi che tutto il materiale, oltre alla registrazione, anche le slide e le presentazioni verranno caricate sul sito di ARPA, nella settore appunto è stato condiviso, ma comunque vi manderemo i link anche agli indirizzi mail che abbiamo ricevuto. E vi darei l'appuntamento per la prossima settimana. Ci vediamo giovedì prossimo di pomeriggio alle 2:30, se non sbaglio, e faremo una bella passeggiata, tra l'altro con delle persone che io ho fortemente voluto. Perché ho già avuto modo di sentirle. Parleremo col professor Nuvolati di flânerie urbana e con il professor Bibo Cecchini e Valentina Talu di camminabilità urbana, di urbanistica tattica e quindi di quello che vuol dire anche essere vivere la città. Un bel excursus, secondo me sarà veramente molto interessante, quindi vi invito a confermare la vostra partecipazione. Spero sia stato interessante. Ringrazio tutti. Non so se Paolo o Stefania volevano dire qualcosa in chiusura. No, io ringrazio tantissimo tutti voi, ma soprattutto, vabbè, Carlos che è già nato, ma Anna, sei stata fantastica, e, come sempre, e devo dire che gli aspetti che ci riguardano, quelli più educativi, partecipativi, in tutto quello che è stato detto stamattina, hanno un'importanza fondamentale, quindi continuiamo a crederci come abbiamo fatto in tutti questi 30 anni. Grazie ancora davvero e ci rivediamo la prossima settimana. Anch'io, grazie ad Anna, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a voi veramente dell'opportunità. Grazie Anna, Grazie. presto.